Allora, oggi 20 giugno 2018, qui siamo davanti in piazza Portello, all'area del Portello, zona Curzio Milano, angolo via Don Palazzolo. Qui siamo qui a fare l'ennesimo presidio davanti alla grande distribuzione organizzata, davanti agli ipermercati, contro i licenziamenti politici, contro i tagli occupazionali che fanno tutte le aziende della grande distribuzione organizzata, nessuno escluso. Per l'ennesima volta, anche davanti a un permesso regolarmente depositato in questura per lo spazio antistante il centro commerciale, per l'ennesima volta la sorveglianza interna di un'azienda multiservizi esterna e di vigilanza pagati dal centro commerciale di turno e dalla multinazionale di turno sono venuti per l'ennesima volta a chiedere una cosa che non gli compete. E sono venuti per l'ennesima volta a far fare il lavoro di presidio perché ovviamente i padroni della grande distribuzione assoldano le aziende di vigilanza perché non ci sia lotta di classe, perché non ci sia nessuna persona che fa conflitto, perché vogliono che ci sia il silenzio assoluto, perché non vogliono che i lavoratori sappiano le porcate che stanno combinando questi signori, ovviamente ai danni dei lavoratori. Per cui per l'ennesima volta ci troviamo a delle agenzie di vigilanza che fanno il lavoro che non gli compete, appunto, per mandare via le persone come me che hanno un regolare permesso per fare il presidio e che ovviamente danno fastidio ai padroni che non vogliono che ci sia conflitto, che i lavoratori siano informati. Adesso inizieremo la nostra raccolta di firme contro i licenziamenti politici, contro il mio licenziamento da parte di Carrefour, presidi che andranno avanti da qui ai prossimi 2 anni fino alla fine del processo.